Ben ritrovati a Cantiere, appuntamento settimanale. Noi ogni settimana incontriamo un personaggio, parliamo un po' di tutto, ecco. Continua questa rassegna, diciamo, libraria e queste chiacchierate che io non le ritengo interviste, che faccio con gli autori. Oggi ho un autore importante, uno che posso dire sforna libri continuamente, uno dedito alla scrittura, un filosofo, un teologo, e chi ne ha più ne mette, insomma, nel senso che il professor Filippo D'Andrea, appunto, che Grazie. oggi è ospite nostro, grazie per aver accettato Grazie l'invito. all'editore Giovanni De Grazia per questo ulteriore invito, ecco, quindi godo della sua stima e dei suoi continui inviti. Grazie. No, a me mi fa piacere incontrarla perché io non dimentico mai la mia prima intervista fatta a lei. In un giardino, mi ricordo, rimane indelebile questa intervista perché io ritenevo un'intervista impossibile per quanto riguarda la mia cultura, un filosofo e un teologo. Però poi ne uscimmo bene perché col professor Filippo D'Andrea si scoprono tante cose, si scopre il significato della vita, si scopre la storicità. È una persona come me che, diciamo, non acculturato come il professor D'Andrea, riesce poi a fare interviste perché trova nella persona D'Andrea la semplicità, diciamo, della parola, anche nel leggere, anche nelle cose difficili. Questo gliene devo essere grato, professore. Grazie per questa Allora, occasione. professore, oggi parliamo di un suo libro che parla di un frate. Di un frate che ha operato nei suoi pochi anni, diciamo, a San Francesco, nel santuario San Francesco di Paolo. Poi è stato a Lamezia, morto in giovane età per una malattia incurabile, però in questi suoi 44 anni di vita e, diciamo, dedicati alla missione, possiamo dire, alla missione, al suo modo di fare sacerdozio. Insomma, è stato un prete rivoluzionario giovane, perché lui era proprio un missionario, più che teologo, possiamo Sì, dire. certo. Parliamo di padre Giovanni Vercillo. Ebbene, padre Giovanni Vercillo è nato il 44 ad Arcavacata, dove c'è l'università Infatti, di Cosenza. Sì. l'università di Arcavacata. È nato lì, è nato nel paese di Arcavacata e è morto nel 90, 46 anni. A Paola, nel santuario di Paola, ecco, dove lui poi è cresciuto, si è formato. Ecco, venne ordinato sacerdote nel 70, quindi stiamo parlando proprio a cavallo o a cavaliere, come si può anche dire, del 68. Ma nello stesso tempo, con la lettura, lo studio dei documenti del Concilio Vaticano II, che ha rappresentato come il 68 da un punto di vista civile, culturale, il Concilio ha rappresentato dal punto di vista ecclesiale, religioso e culturale una rivoluzione. Ecco, lui si è formato i suoi 5-6 anni di formazione teologica fino all'ordinazione, quindi dal 65 al 70. Ecco, si è formato proprio respirando l'aria di queste due rivoluzioni. Non per niente lui, tra l'altro, oltre ad essere, avete detto voi, usato quella parola ribelle, diciamo era uno spirito molto libero, con un animo molto fresco, ma esprimeva non solo nel suo operato sacerdotale e religioso questa sua freschezza, questa sua libertà, ma anche nella scrittura era un poeta. Però la freschezza la trasmetteva ai giovani lui. Infatti era un frate sempre fra i giovani, nel Assolutamente. senso che era molto presente a trasmettere, diciamo, l'amore di Dio nei giovani. Infatti nelle foto che noi mandiamo in onda vediamo che era sempre presente con i giovani. Era Assolutamente. più un
un frate del fare. Esatto. Dedicare sì, Giove, un frate del sì, fare. Dell'azione, sì. Non, però perdendo di vista anche questa sua propensione a dissetarsi nello spirito, cioè dire la contemplazione. E questa contemplazione lui amava farla nella montagna, nella natura. Infatti alcune fotografie lo ritraggono sempre all'esterno, non all'interno, in mezzo alla natura. In mezzo alla natura, per quanto riguarda la contemplazione, la meditazione, dove portava i giovani. Quindi, come lui era fatto, comunicava ai giovani se stesso in forma educativa. Ma perché questa scelta della natura, sempre nei boschi, nelle parti dove c'è, diciamo, la natura, l'aperto? Ma San Bonaventura indica la natura come vestigio di Dio, abito di Dio. Ma sappiamo che San Francesco d'Assisi pregava e gemeva nella natura, amava la natura, non soltanto gli animali, come sappiamo, il lupo di Gubbio ed altro, gli uccelli, eccetera, era anche immerso nei boschi dell'Umbria. E San Francesco di Paola, di cui lui è stato figlio spirituale, no? E quindi anche religioso dell'ordine dei minimi fondato da San Francesco di Paolo, è il santo della grotta del torrente Isca, proprio lì sul pendio dei monti paolani, no? Per cui il pregare, il contemplare, il meditare nella natura per tanti è stato il luogo preferito. Seguiva le orme di San Francesco, perché per questo San Francesco di Paolo. Esatto. Per questo l'amore per San Francesco di Paola, no? L'ha portato, esatto. Poi l'ha portato proprio a diventare frate, ha fatto il noviziato, poi è diventato frate. Aveva due zii dell'ordine dei minimi, quindi vedeva anche i suoi zii, uno in particolare è in odore di santità, ed è il caso di approfondire questa bella testimonianza di uno zio e di uno dei suoi zii, certamente anche l'altro, ma uno in particolare. Quindi aveva delle testimonianze in famiglia, delle belle figure in famiglia, e lui si è, diciamo così, anche forgiato guardando queste figure, frequentandole, no? Padre Giovanni Versilio però poi fu trasferito a San Biasi presso la chiesa San Francesco di Paolo di San Biasi. Esatto, per questo poi il suo studio un po' più approfondito l'ha portato a parlare di questo missionario che chiamiamo Padre Giovanni Versilio. Paolo dove è stato per oltre 14 anni, 12 sì, anni? Sì, è stato tutto il tempo. Da che segno ha lasciato a San Biasi oppure ad Amezia, ecco, perché poi lui era... Sì, arrivò a San Biasi. È ricordato, ecco, in questo senso. Altro che ricordato, soprattutto per il suo profilo di persona e di monaco, diciamo monaco un po' impropriamente, perché i monaci sono altri, loro sono religiosi, insomma non voglio entrare nel tecnico, però comunemente vengono chiamati i monaci di San Francesco. Esatto, no? Non mi metto in difficoltà. Ecco, non andiamo a fare, e quindi io uso un linguaggio... il linguaggio popolare, così come viene inquadrato. Bene, arrivò nel 74, io avevo 18 anni, ero molto impegnato nell'ambito parrocchiale, ecclesiale, eccetera, eccetera, per cui... Ecco, fino all'età di 30 anni, io 18 fino a 30, lui è stato un riferimento per me, particolarissimo. Cosa gli ha trasmesso a lei personalmente? In verità in quel periodo erano due i monaci che io guardavo con molta attenzione. Ecco, erano già andati via, e padre Luigi Allevato molto prima, su cui ho scritto anche un volume insieme a padre Giovanni Cozzolino, era anche andato via padre Franco Carbonara, due monaci appunto che io, diciamo così, seguivo con molta attenzione. Sono arrivati padre Morosini e padre Versilio, tutti e due per motivi diversi erano per me un riferimento. Padre Morosini, che da qualche mese è emerito arcivescovo metropolita emerito di Reggio Calabria,
che abita a Catona, nel convento dei Frati Minimi a Catona, e mi trasmettevo questo amore per la cultura, per la coltivazione dell'intelligenza, della ricerca. Lui mi dette la sua tesi di laurea su San Francesco, da cui poi, insieme alla tesi di laurea di padre Galuzzi, il suo maestro, che è stato pure padre generale, tutti e due dell'Ordine dei Minimi, mi fecero innamorare della ricerca sulla figura umana e sociale di San Francesco di Paolo. Padre Vercillo mi ha trasmesso, ecco, questa sua posizione critica, dove per critica non significa polemica, significa, ecco, un discernimento sempre vivo rispetto alla società, rispetto alla Chiesa. Professore, i tempi sono cambiati, no? Una volta c'era la figura del frate, del parroco, che aveva una funzione basilare, diciamo, nel sociale, nella comunità dei quartieri, dei paesi, delle città, dove veramente si trovava questi padri, questi frati, questi preti, dove, diciamo, accoglievano i giovani per poi portarli su una strada di positività, negli studi, in tante... Questa figura di frate, come è stato padre Giovanni Vercillo, come sono stati tanti, adesso manca un pochettino questi frati che, diciamo, portano i giovani a un futuro più pulito, possiamo dire, magari una parola un po', diciamo, forte. I tempi sono cambiati, quindi anche... C'è la poca vicinanza anche dei giovani. Se la domanda si riferisce al fatto se della presenza o meno di sacerdoti che si dedicano ai giovani, capaci di comunicare a loro appunto il Vangelo, capaci di capire, di ascoltare, ecco, ce ne sono di questi sacerdoti, anche qui nella nostra diocesi. Ecco, non voglio fare il conteggio, però ce ne sono. No, certo. Ce ne sono. Bene o male che ci sono. Bene o male che ci sono. Non è solo una vicinanza favorita dalla cronologia, da avere più o meno la stessa età, 30, 25, 35, 40, via. Ma ci sono anche sacerdoti, diciamo, maturi, che hanno una particolare, diciamo così, capacità di dialogare, perché poi il punto principale è certo il dialogare con le nuove generazioni, ma saperli, diciamo così, magnetizzare, ecco, culturalmente, cioè saper fare in modo tale che loro si sentano attratti da una persona adulta che ha una ricchezza da dare, ma soprattutto da mostrare attraverso il comportamento. Ecco, ce ne sono. Professore, lei su questo libro dedicato a padre Giovanni Vercillo, vi ricordo, frate di San Francesco di Paolo, stato a Sambiasi, morto, ripeto, in giovane età per un male incurabile, lei l'ha diviso in tre tipi di personalità: i giovani, la carità e il mistero. Ci vuoi spiegare un po' i giovani, la carità e il mistero? Perché lei, diciamo, ha scritto questo libro con queste tre parole importantissime, che sembrano messe così, però hanno un valore fondamentale. Esatto, grazie della acutezza, ecco, dell'interpretare anche il sottotitolo, perché, ecco, la figura di padre Giovanni Vercillo, a mio parere, è marcata molto da questi tre pilastri della sua attenzione, della sua persona, di ciò che sono state le priorità sue. Ecco, i giovani, di cui abbiamo già parlato, ma attenzione, non solo i gruppi giovanili tra il 74 e l'86 di San Biase. Poi, tra l'altro, lui aveva un ottimo rapporto con l'allora parroco Don Pasquale Luzzo, che curava un bel gruppo di giovani, gli scout, eccetera, eccetera, lì al Carmine, quindi una parrocchia limitrofa, e si era, diciamo così, si era formato un bellissimo rapporto pastorale, sacerdotale, ma anche un'intesa, diciamo così, pratica,
ecco, tra le due parrocchie, anche grazie a padre Giuseppe Morosini, che appunto era una figura, ed è una figura, diciamo, più intellettuale, ma anche più marcatamente ecclesiologica rispetto a padre Giovanni Vercillo. Ecco, per cui i giovani di San Biase non l'hanno dimenticato. Adesso sono adulti, adesso sono anzi, diciamo così, anche oltre i 50, 55 anni, 60 anni, non hanno dimenticato ciò che hanno ricevuto, tant'è che li ho fatti testimoniare in questo volume. Ecco, infatti nel volume ricordi. Si parla molto di testimonianze per padre Giovanni Vercillo. Attenzione che lui si occupava anche dei giovani della montagna, e c'è pure una bella testimonianza qui, Miglierina, Cantarella, Serra Castagna, quelle montagne di San Biase. Lui andava, incontrava la popolazione e lo chiamavano il missionario proprio loro della montagna, no? Una vecchierella di allora, nei primi anni Ottanta, perché io andavo con lui pure in montagna, oltre che con Monsignor Pallatucci negli fine anni 70 a dire messa, loro a dire messa, a preparare i canti, eccetera, eccetera, e a parlare con i giovani. Ecco, e lì a Miglierina ricordo che lo caricavano di roba, la popolazione, di roba, diciamo, che loro producevano, no? E caricava da 500, arrivava davanti alla parrocchia e la distribuiva ai poveri. Sapevano che lui andava, no? Quei dati giorni, a quell'ora. Sembrava un appuntamento fisso. Erano, e lui scaricava la macchina, non si conservava niente per sé. I giovani della montagna lo seguivano con grande amore, con grande attenzione. E qui c'è anche la testimonianza. Ma volevo concludere questa parte sulla gioventù che lui ha curato. E lui, quando anche, quindi i giovani della città, diciamo così, di Lamezia, i giovani della montagna, attenzione che la montagna negli anni 70 e 80 non era facile. E non era facile raggiungerla. Addirittura, e non era facile neanche nei rapporti. Esatto, non c'era manco internet, esatto. Cui loro erano anche mentalmente, culturalmente isolati, se non chi andava a scuola, e non tutti andavano a scuola, caro editore. Quando poi è andato a Cosenza, hanno scelto i suoi superiori di mandarla via Popiglia, che, come diceva mia moglie, che si occupava. Una volta via Popiglia era, esatto, la zona, diciamo, dove c'è la criminalità, era, esatto, e i giovani, era famosa, no? E i giovani, stavo citando mia moglie non a sproposito, perché lei dirigeva l'ufficio di mediazione penale della Calabria e della Basilicata per quanto riguarda la giustizia minorile, e mi diceva, oltre a Sbarre di Reggio, il porto di Crotone, eccetera eccetera, queste zone, diciamo così, con un quoziente di delinquenza minorile molto alto, c'era anche via Popiglia. Sì, quindi l'hanno mandato là nella parrocchia dei Minima a Via Popiglia, e lui curava da un punto di vista morale, religioso, i giovani. Lì andava a cercare i giovani a rischio, delinquenti, di portarli sul... Ed era stato anche nominato dal vescovo, dall'arcivescovo di allora, cappellano del carcere di Cosenza. Per cui i giovani, non soltanto i giovani che avevano delle famiglie più o meno sicure, no, ma giovani anche a rischio, o giovani che addirittura erano precipitati nella delinquenza. E quindi questa attenzione verso i giovani è un'attenzione seria. Poi lui aveva anche un modo spontaneo, immediato di rapportarsi. E perciò io vi invito a leggere questo libro di testimonianze di Filippo D'Andrea, e devo dire che è bello, perché sono testimonianze di questo frate che è stato a San Francesco di Paolo, poi per 14 anni è stato a San Biase, dove ha lasciato un segno importante, e dove delle volte si dimentica di questi personaggi. Però giustamente il professor Filippo D'Andrea, che è un teologo, un filosofo, va a scoprire tutti questi personaggi che in silenzio hanno, certo, fatto tanto, ma nessuno ricorda. La bellezza della nostra storia, non le bruttezze. Ecco, questo è un po' il mio sforzo, è legato a questo, a far emergere le bellezze etiche, le bellezze umane, le bellezze spirituali. Che molti non dimenticano questo. Ecco,
non voglio neanche in questa occasione dimenticare il capitolo africano, il Camerun. Lui andò in Africa, accompagnato dalle suore di Padre Barré. Padre Barré ha fondato una congregazione femminile in Francia tra il 6 e il 700. Era un frate di Minimo, di San Francesco di Paolo, francese, teologo, eccetera. Queste suore, le suore del Bambino Gesù, che sono anche a San Biase, ecco, hanno una missione in Camerun. Lui andò lì, portò tante cose, anche addirittura un trattore, per insegnare loro come fare, come coltivare. Andò lì anche portando un gruzzoletto per far cucire un pozzo, il problema dell'acqua. Insomma, hanno intitolato lì una struttura a Padre Giovanni Virgilio, perché lo ricordano la popolazione, no? Questo omone alto, robusto, gioviale, aperto, sempre sorridente, ecco perché ho messo il sorriso di Dio, sempre sorridente. Per cui, diciamo, questo capitolo non volevo che sfuggisse, tanto per quanto riguarda il profilo della missionarietà. Allora, io ricordo sempre questo libro di Filippo D'Andrea, Padre Giovanni Virgilio, Sorriso di Dio, Giovani, Carità e Mistero. Però io, prima di congedarmi con lei, professor Filippo D'Andrea, io so che lei è uno vicinissimo alla Chiesa, studia i personaggi, studia la storia, ma anche l'attualità, dobbiamo dire, perché no? E io vorrei dedicare un po' di minuti, lei, io lo conosco benissimo, nel senso che posso vantarmi di averlo conosciuto il primo in assoluto. È vero. Il nostro vescovo Giuseppe. Oltre lo stretto. Oltre lo stretto. Io nel momento della... parliamo del vescovo Giuseppe Schillaci, quando venne nominato, io il secondo giorno mi trovavo già da lui. Di iniziativa mia, non sapendo chi andavo a incontrare, che carattere poteva avere, mi, diciamo, rischiai, andai subito a conoscere questo nuovo pastore che doveva seguire, diciamo, la diocesi di Lamezia. Sono andato all'oscuro, però già nella prima telefonata che fissai l'appuntamento mi accorsi che questa persona aveva qualcosa di particolare. E andai, presi la macchina, partii, andai a trovare Sua Eccellenza Giuseppe Schillaci. E mi ricordo che quel giorno indimenticabile, una giornata di sole, arrivella e andai al seminario di Catania, io, perché lui era, diciamo, rettore del seminario di Catania, e quando arrivai là, la prima conobbi, diciamo, il portiere e altre persone, si avvicinò una signora e mi chiamò, lei è uno dei ladri, mi disse, e questo glielo dico sempre, e detto, signore, io non sono venuto a rubare niente, sono venuto a conoscere solo il futuro vescovo di Lamezia Terme. No, voi siete là nella parola positiva, perché ci state portando via un angelo da questa, dalla Sicilia, ve lo portate in Calabria. E niente, quello là io già cominciai a pensare, ma perché mi ha detto questa cosa? E poi incontrai il vescovo, ma pranzammo insieme quel giorno, insieme a tutti gli studenti, chiunque lavorava in una grande tavola. Là eravamo a Catania e poi il pomeriggio mi recai ad Adrano, vicino a Catania, e così ho conosciuto Sua Eccellenza il Vescovo, una persona che ha, diciamo, il pregio dell'ascolto, lui piace molto, esatto, ascoltare. E poi è andato, diciamo, man mano ha preso, diciamo, posizione da Vescovo alla Lamezia, ha avuto delle vicissitudini di salute dove ci siamo preoccupati un po' tutto, ma al di là di tutta questa storia, se non annoio, come ho conosciuto io Giuseppe Schillaci, lei che è uno studioso, un teologo, una persona che va più nel profondo, ha capito che persona è, poi lei gli ha fatto anche una prefazione sul libro. Lui mi ha fatto una prefazione sull'ultimo libro su San Francesco di Paola. Su San Francesco di Paola, che è stata bellissima.
Lei che impressione ha avuto in questi 2 anni di mandato fino adesso di Sua Eccellenza Giuseppe Schillaci? E volevo sapere se ci sono stati dei cambiamenti a livello anche spirituale, a livello di rapporti, perché non dimentichiamoci che anche gli altri hanno fatto del bene, certo. Chi è più amato, meno amato, certo. Però poi chi fa questa missione lo fa per il bene, non certo con aria cattiva, no? Perciò, ma lui è un tipo particolare, ha impressionato particolarmente, perché il nostro vescovo Giuseppe Schillaci è subito entrato nel cuore di tutti. E a lei quanto l'ha colpito Giuseppe Schillaci? Sì, di questa figura. Sì, certo. Parlava prima che i siciliani, ecco, si esprimono dicendo ci avete rubato un angelo, no? Bene, io parto da questa figura, un angelo con 2 ali, ma con i piedi ben piantati per terra, cioè molto concreto, ha uno sguardo anche molto realistico, però con 2 ali, mi spiego, è una figura di Sant'Anselmo che poi viene ripresa nell'enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo II. Fides et Ratio, le 2 ali. Ecco, lì ce l'ha tutte e 2. È un uomo di enorme fede, con una vita spirituale che traspare da ogni sua parola, ma anche semplicemente dal suo modo di ascoltare. Ecco, quell'ascolto, lui ascolta tutti. Sì, e non dimentichiamoci, ed ecco, entro in banca e metto in diciamo nel nostro dialogo anche l'altra ala, non soltanto la fede, la spiritualità, è questo ascolto spirituale che lui ha, però toccando la realtà antropologica, c'è l'uomo che si sente ascoltato sul serio, preso sul serio, ecco, non ha quell'atteggiamento delle volte che emerge un po' clericale, delle presbitero un po' mestierante, no, non vogliamo questo. Ecco, lui invece ha una vocazione, per quanto mi è stato concesso di capire, perché poi mi onoro e mi abbevero della sua personalità, della sua amicizia, fin da subito è scattato pure una simpatia, come è stato con tutta la comunità. La e per Bettina, questo no? Mi sono permesso con tutta a fargli la comunità, questa domanda. No? Ecco, il versante, dicevo, invece dell'intelligenza, della ragione, l'altra ala. Fides et Ratio, per lui, in lui è molto solida, è molto profonda, ecco, e si nota non soltanto nella capacità di intelleggere nell'ascolto dell'altro, ma anche nel suo patrimonio filosofico. Lui ha scritto pure diversi volumi, ma molto interessanti, anche l'ultimo addirittura, è che riguarda, ecco, questo l'altro prima di me. È evangelico, no? Ecco, nel senso che l'attenzione per l'altro deve superare l'attenzione che il cristiano ha per se stesso, deve cedere il passo all'altro, a cominciare dal più debole, cita Bonhoeffer in questo volume, in quest'ultimo volume cita Levinas, Hannah Arendt, eccetera, voglio dire grossissimi filosofi e teologi, per cui non è solo una personalità che spontaneamente è, diciamo così, piegata sull'altro, ma anche con piena coscienza intellettiva e teologica. Io quello che ammiro di Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Schillaci, chiedo scusa, quello che mi ha colpito quando sono andato nella sua Adrano, che ho conosciuto un po' il suo padre spirituale, ho conosciuto la chiesa dove lui frequentava, ho visto la stanza dove fece questa radio abusiva, tra virgolette, in una chiesa, ho visto il campo di calcio dove lui si giocava con i suoi amici, ho conosciuto i suoi amici. Ho conosciuto i suoi genitori, la sua mamma, i suoi fratelli, mi hanno accolto a casa loro. E poi
le cose si combaciavano uno con l'altro, no? Cioè se io parlavo con un amico e poi parlavo con il padre spirituale, tutto combaciava. E poi ho avuto modo di parlare con lui e una cosa che mi rimase impressa, perché io gli ho fatto tante domande, ma lei quando si è fatto prete, perché il padre era un comunista di quel vecchio stampo, una famiglia comunista, uno che diciamo, salvaguardava sempre i diritti dei più deboli, dei più poveri, e lei gli disse, ma quando lui andò dal papà, di Sua Eccellenza il Vescovo, andò dal papà e ha detto, papà io voglio fare prete. Essendo comunista, lui aspettava una reazione di un padre comunista, il prete, invece il padre, pur avendo delle idee diverse, disse, bene, tu vuoi fare il prete, però lo devi fare bene. Gli disse il padre a Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Squillaci. Quella frase mi è rimasta impressa, no? Perché quella, secondo me, è partito tutto da quella frase, se vuoi fare il prete lo devi fare bene. Esatto, ma in quella frase… E secondo me questo gli ha segnato tanto della sua vita, questo messaggio del suo papà. Certo, certo. E qui c'è una forte trasmissione di serietà, e la serietà è abitata dalla coerenza, e la serietà e la coerenza provengono da una scelta consapevole. Per cui il papà, quando gli ha detto sì, va bene, ecco, è distante dalla mia, diciamo, visione, eccetera, però non pensiamo tanto, perché nella mia famiglia c'era mio nonno materno. Ma basta pensare ai film Peppone e Fernandello, no? Sì, sì, che poi c'è sotto sotto c'è un'umanità, cioè, comune. Il sindaco comunista, ma poi c'era il padre, il prete del paese, Don Camillo, che si scontrava continuamente. Però si scontravano, ma c'era l'amore. Certo. Poi alla fine si andava ad aiutare uno con l'altro. Certo. E questo, diciamo, io l'ho collegato a questo… Certo. Ma anche quello che ha detto qualche giorno fa Papa Francesco, in merito ai primi capitoli degli Atti degli Apostoli, no? Cioè, per dire, c'era il comunismo, e Gesù negli Atti degli Apostoli si evince dai suoi discepoli, è stato il precursore del mettere, dello spezzare il pane, del mettere tutto in comune. Quindi in fondo lo sappiamo, nel nostro popolo contadino, ma anche artigiano, ma operaio in particolare del nord, c'è stato un comunismo non solo gramsciano, quindi non sovietico, ma c'è stato un comunismo che si è, diciamo, radicato in un cristianesimo sociale, popolare, per cui è divenuto un tutto uno, ecco, è divenuto un tutto uno, nel senso che, ecco, la giustizia che emerge da alcune visioni di vita, come quella marxiana, marxista, eccetera, fermo restando poi le applicazioni storiche, lì è un altro discorso, ma nel principio c'era il bisogno di una giustizia, no? E quindi il papà del nostro padre vescovo, ecco, indubbiamente impregnato di quel cristianesimo di cui è fatta la nostra mentalità, cioè Benedetto Croce l'ha detto bene, non possiamo non dirci cristiani perché siamo impastati di questo, no? Quanto è cambiata diciamo, la nostra diocesi da quando è arrivato Giuseppe Squillaci, senza togliere, come ripeto, esatto, niente. Non faccio confronti. Esatto, senza far confronti, perché per l'amor di Dio. Specialmente io non sono né in grado né la persona adatta per fare, per l'amor di Dio. Io in verità da qualche mese sono stato investito e ho accettato di coordinare per la diocesi di Lamezia il dizionario biografico dei vescovi d'Italia, dall'Unità d'Italia alla fine degli anni Ottanta, quindi Monsignor Rimedio, ecco, ogni diocesi d'Italia ha un suo storico, un coordinatore, eccetera, io sono qui e ho accettato di farlo, quindi ho presente in particolare, in maniera piuttosto approfondita, dal primo vescovo dell'Unità d'Italia fino ad adesso, e gli ultimi tre
uno, due, tre, sì, gli ultimi quattro li ho conosciuti personalmente. Ecco, e per cui che cosa posso dire dell'oggi? Dell'oggi posso dire c'è una Chiesa che respira freschezza spirituale, c'è una Chiesa serena, pur considerando il periodo della pandemia, c'è una Chiesa aperta culturalmente, c'è una Chiesa che non ha timore di sperimentare nuove strade, quindi non chiusa nella propria, tra le proprie mura, come scongiurava padre Bartolomeo Sorge, uscire fuori dal Tempio. Quindi c'è una Chiesa che tiene presente che se non è dentro la storia degli uomini, tra la gente, perde il suo stesso senso. Perché tutto questo? Perché è arrivato un pastore, un vescovo con queste caratteristiche. C'è una Chiesa che ascolta i deboli, e sappiamo che ci sono state già iniziative e anche strutturazioni di sensibilità verso i deboli. Ecco, c'è una Chiesa che ha un valore, considera, diciamo così, un valore importantissimo la cultura, la conoscenza, l'intelligenza della fede, perché è importante che gli uomini siano consapevoli del valore della loro azione, non soltanto agire, ma essere coscienti della propria azione e fare discernimento sulla propria azione, in questo senso intelligenza della fede. Sto notando anche che nonostante la pandemia, e sarà il vescovo poi a comunicarlo in tutta la sua importanza e significatività, ecco, una grande attenzione per i luoghi di formazione culturale. E già la Meccia Nuova stiamo notando che si è ringiovanito, no? E ci saranno altre cose che riguarderanno, ecco, quel concetto che disse nel Redemptor Hominis Giovanni Paolo II, ma poi Benedetto XVI e Papa Francesco, la cultura rende l'uomo più uomo, ma nello stesso tempo la cultura rende il credente più credente, il cristiano più cristiano. Quindi chiudiamo così con queste belle frasi del professor Filippo D'Andrea. E vi ricordo questo libro di Filippo D'Andrea, Padre Giovanni Vercillo, Sorriso di Dio, Giovani, Carità e Mistero. Ecco, dove si può trovare, professore? Sì, si può trovare in tutte le librerie d'Italia, ma qualora non ci trovi, ecco, si fa richiesta e arriva. Si può trovare sui social, quindi attraverso la Feltrinelli, Mondadore, IBS ed altro. Ma qui da noi si può trovare nei nostri libri, ma anche nelle edicole, è presente anche in tutte le edicole, ecco. E grazie anche a questa capacità di distribuzione, ecco, alla casa editrice, questa giovane e ormai, diciamo così, nota casa editrice della famiglia Perri, grafica editore, famiglia Perri e la consorte Nellina Fragata. Ecco, bene, volevo ringraziare. Professor Filippo, grazie per aver accettato i nostri invito. Io volevo ringraziare l'editore Giovanni De Grazia, che ha esordito ecco, in tutte quelle belle cose delle prime esperienze che abbiamo avuto, e si conferma anche oggi. Grazie. Professore, ci vediamo la settimana prossima con Cantiere, con un altro personaggio. Buona giornata a tutti. Grazie ancora, buongiorno.